Salve a tutti ragazzi, benvenuti a un altro episodio di Don't Starve. Allora, dove eravamo rimasti? Principalmente sto facendo un pochino di cose di ricette a caso. Devo svuotare sto maledetto inventario. Allora, pig skin. Poi, muri, questo dobbiamo fare, muri. Muri su muri. Dobbiamo fare shitload di muri. Non so neanche quanti me ne servono ancora, boh. Raffiniamo la pietra. Muri. Ok. Andiamo. No drop. Fuck. Ok. È veramente una rottura di palle. Questo rimuro in questo gioco non so quante volte l'ho già detto e non so quante volte lo continuerò a dire, perché è veramente una rottura di palle. Abbiamo pochissimi twigs. Accidenti. Aia! Merda. I fulmini non sono molto simpatici. Ah, a proposito, dicevamo, la mia sanità è bassa. Quindi, Oh. Sento il rumore di bufalo con culo rosso. Non è buono. Ok. Non so neanche quale sia il modo migliore di... Ok. No. Fermali. Ok. Allora, raccogliamo sta piuma. Sai che ci siamo con questo quantitativo di muri. Non ho ancora ben capito in che... con che criterio lo sto facendo neanch'io, però... E adesso questa parte come diavolo la... Bene, la cazzo di cane. Ok. Andiamo avanti così. Dopo rinforziamo se abbiamo abbastanza pietra. Oh, guardate quanta roba sta crescendo, mio Dio. Proseguiamo di qua. Come così. E via, bufali. Non vi voglio. Non ora. Non ho il frigo, ma penso che l'importante sia avere abbastanza roba per sterminare i bufali durante l'inverno. Il resto non serve. Ok. Ci siamo. Ci sono 1, 2, 3, 4 cosi. Quindi possiamo fare due bellissime colonnine qua. Sto andando giù di testa. Questa roba possiamo lasciare qui, non serve cibo adesso. Andiamo via dai culi rossi qui che sono cattivi. In compenso dobbiamo andare a cercare del coelephant, come avevo detto. Tracce da qualche parte, si spera. Le avevo viste, ma chissà dove sono adesso, non ho idea. Girare qui tra i bufali è piuttosto pericoloso. Ah, vediamo. Coelephant. Penso di poterlo uccidere anche senza armatura. Sinceramente. Per il semplice fatto che... per il semplice fatto... Oh shit. Dicevo, per il semplice fatto che al massimo mi colpisce due volte, non fa tantissimi danni, ho anche sta mazza Uber OP. Però non trovo le tracce e questo è un problema grosso. Sono anche abbastanza per fare una torcia. Non ho niente. Più di me. No. Ok. Andiamo via. Questi bufali imbufaliti. Ma mi stavano inseguendo, non l'avevo visto. Aia. Lascia stare. Cosa ti ha fatto? C'è stare Chester. Dovrei anche farmi una cosa di fiori. A livello puramente teorico. Non c'è una traccia di coelephant neanche a pagarla. Fuck. Ah! Però guardate cosa ho trovato. Non è neanche troppo lontano dalla mia base. Benissimo. Questo ci piace.
Ci piace molto. Sapling. Una traccia di Qualephant, perché non ci sono? Che di notte non è che sono esattamente facili da... Aumentare la sanità raccogliendo un po' di fiori. Va bene, vai. Hop, hop. Ok. Tirato su un po' la sanità. Domani di nuovo andremo a cacciare il Qualephant, presumo. Non ho trovato tracce vicine, quindi... Non so, devo provare la vicinanza in un'altra direzione. Sono andato in su e non c'è niente, devo provare tipo qui. Boh, non so, devo vedere. La cosa buona è che ho molti ragni intorno, quindi... Se ho bisogno di silk, quello non sarà un problema. Quei ragni fanno una bellissima fine. Esploso. Lol. Le avevo viste, cazzo, a un certo punto. Però non mi ricordo. Uno, non mi ricordo dove sono. Due, non so se rimangono. Cosa che dubito, onestamente. Ah, sono una marea di vacche. Spero ovviamente che non mi entri un bufalo in casa, perché sarebbe un po' un problema. Quando implementeranno le porte in questo gioco sarò molto contento. Via. E via, culi rossi. Pacchine. Hop. Mio. Ok. Abbiamo ancora carbone. Qui abbiamo fatto una fistful of jam. Faremo altra perché ho delle bacche ed è la cosa migliore che si può fare con le bacche. A meno che non abbia della carne. E ci posso fare tipo delle meatballs. Altre cose del genere. Ok. Rotto qui. Lo metteremo qua il rot. Fistful of jam. Voilà. Andiamo a fare un'altra fistful of jam. E intanto depositiamo questi qua. E qui cosa abbiamo? Niente particolare. Una marea di pig skin in compenso. Anche quest'oro qua, boh. No, si stacca in più di 20, che culo. Posso bruciarlo il lighter? Curiosità. No. Ok, fistful of jam. Mia. L'uccello sta facendo un rumore impressionogeno. Ah, in teoria, se adesso faccio... Se adesso ho fortuna. Andiamo. Murder. Bene. Con questo qua... Adesso verifico che sia vero. Questo. Più questo. Più un paio di bacche. Perfetto. Dovrò darmi una stuffed eggplant, che è tipo una roba assurda. Andiamo a raccogliere un po' di roba. Non ho il frigo. Ed è un problema. Dragon fruit. Popcorn. Andiamo qua. Pericolosamente vicini alla mia base. Ma vado delle meatball, no. Però devo fare qualcosa di molto più figo io. Vabbè. Allora, mettiamo un eggplant. Diamo un eggplant a questo simpaticone. Questi ashes li cacciamo qua. Insieme ai fiori. Abbiamo queste mille board. Questo possiamo piantare. Anzi, sono una buona idea piantarlo. Ma non sta... Ah, sono cresciuti finalmente. Ok. Non abbiamo grossi problemi con i grass cosi lì, però... Vabbè. Tornando... Fuck. Tornando a noi. Eravamo a caccia del Qualephant. Vediamo se ci sono altre tracce. Ok, che sono stanno nascendo i mini... Boom, mini bifali. Vediamo. Sono cercati due cose, Qualephant e... Oh, eccola qua. Sì, ok. Di qua.
stop di conigli. Spero che non puntino in là, se no devo fare il giro della Madonna. Ok. Vediamo se lo troviamo. Ok. È andato sempre di qua. Tra tracce. Oh, dovremmo essere vicini ormai. Ok. Sempre in giù. Oh, solo in giù. Il tempo dovremmo averne abbastanza. Sempre in giù. Solamente non sta provando da nessuna parte. Da una trappola. Un po' in qua. Ok. Che diavolo di tracce stiamo seguendo? Neanche portarmelo in base dopo, non è che posso abbandonarlo qua. Sento che ci siamo. Ah, cambiato direzione. Diavolo, ci sta portando. Oh, qua. Avendo notte. Deve essere abbastanza per fare una torcia, perché sì, ce l'ho. Sono andato subito. Oddio. Eccolo qua. Allora, dobbiamo portarlo di là. Quindi corri, Coliphant, corri. Tranquillo, tranquillo. Fiori. E che ci siamo. Non vedo perché no. Vai in là. Ok, fiori. No, non voglio attaccarla. Prendo il fiore. Mettiamo la sanità. Altri fiori. Qua. Qua non devo perdere di vista il Coliphant. Vai. Merda, siamo ben lontani. Ah, abbiamo anche tutta la sera, non è un... è un problemissimo. Sono ancora in direzione giusta, sì? Proseguiamo. Un po' più in su. Ok. Tutta la mia base è di lato, quindi... Ok. Qua. Vai, qua le fanno correre. Non di là. Fuck. Stupid Coliphant. Ok. Ok. So, andiamo direttamente per... Yes. I muri. Però di non chiuderci fuori. Perché? Perché? Ah. Ah, non penso che possa scappare comunque, quindi. Andando a Coliphant. Vieni qua. Vieni qua. No. Sì che può scappare, ovviamente. Però fortunatamente c'è il mio potentissimo... Ah, adesso la metto di uno più avanti. Dov'è? Qua. Andarci da qua. Oh, ce l'ho fatta. Coliphant, please. Sì, non mi fa una sega. Oh, povero Coliphant. Una marea di carne in compenso. Quindi che si fotta. Ok.
Adesso in teoria devo accendere il fuoco. Prima di tutto. Poi dicevo, in teoria vorrei poter... Si è rotto il mio martello, tra parentesi. Well, shit. Ok. Lo stavo cercando. Ah, giusto, qua. Dress. No. Prego che sia questo perché non vedo la ricetta, sì. Breezy vest. E il winter hat, come si faceva? Winter hat è questo. Ah. Non mi ricordo mica. Boh. Secondo me ci vuole del silk. Però non so che altro. Che pacco sta cosa delle ricette. Forse della... No, non credo che ci vuole della pigskin. Adesso abbiamo un grosso problema. Del tipo che... non so come uscire. Dov'è? Tools. Sono tipo in giga shit. Come esco? Non posso attaccarlo. Piccone? Perché non posso picconare un fottuto muro di pietra? Allora, il mio piano principale è aspettare che arrivino gli hound e sperare che buttino giù il muro. O che arrivino dei ragni. Sono andate nella merda più totale, perché non posso fare un martello. Perché non ho twigs. Non posso prendere dei twigs da nessuna parte. Well, shit. Spero vivamente che qualcosa succeda. Ho del cibo. Ne ho abbastanza. Però non è che ne ho infinito. Bene. Se andiamo a fare un po' di qualcosa, non so cosa. Posso sprecare le melanzane? È indispensabile, no? Delle bacche, sì. Bene. Cuoci. Perché altrimenti boh. Farò un po' fatica a sopravvivere qui dentro. È possibile che sia così nabbo, cazzo. Io non ho parole. So andare alla caccia a un paio di... C'è la staffed eggplant. Così? Boh, non lo so. Farò delle gran meatballs a manetta. Come non ci fosse un domani. Intanto aspetto qui. Boh. Gli hound non so quando arrivino. Devo arrivare intorno prima del giorno 20. Spero. Una gran meatballs. Ok, teniamo il resto del cibo. Ah no, potrei fare una dragon pie. Calmo. Andiamo. Non so se vengono una dragon pie così. Non ho idea. Mettiamo questa roba qua. Fuck. Fuck this shit. No, meatball. Ma si faceva la dragon pie? Non sto facendo solo delle meatballs. Boh, ma... Questa è una brillante idea, però ho dovuto farlo, anche se non ho più semi. Comunque in inverno non crescono e quindi... Non è che cambiasse un granché. Mi riorganizzerò. Spider gland. Posso sempre morire? Non posso ancora vedere questa... ricetta del... martello, per qualche motivo. Possibile che non abbia mai dei maledetti stick. Accidenti a me. Non li ho presi prima di dare la caccia al coalefant. Beh, la cosa positiva è che la mia sanità è abbastanza ok. Sto sperando negli hound io. Guarda te, se uno deve essere messo così male da sperare che arrivino gli hound. Io non lo so. Io del rotto. Qui non posso fare niente, presumibilmente. Per l'icebox c'erano i gears.
No, cos'è la crockpot? Vaffanculo. Fuck. Well, shit. Penso che dovremmo aspettare. Penso che taglierò qualche episodio finché non mi libero da questa cosa. Tipo, però il 95% sta log suite. What? ZOMG. Bene. Quindi ho abbastanza legno, boards e mille cose per avere luce per un sacco di giorni, per fortuna. Ho dei semi. Sono, quando finisco il cibo posso nutrirmi di semi che arrivano dal cielo. Beh, ho tempo indubbiamente per mettere a posto il mio inventario. Allora, qui ho dei fiori. Non è ancora abbastanza per farmi un affarino, purtroppo. Berretto invernale. Non posso dare la ricetta. Bene. Penso che intanto che aspettiamo la fine di questo episodio, andrò a vedere la ricetta del Winter Hat sulla wiki, visto che non posso vederla lì. 4 Buffalo Wool e 4 Silk, quindi non posso farlo. Neanche se piango in cinese, purtroppo. Anche se mi sarebbe piaciuto piangere in cinese. Oh, a me non mi ha dato un'altra piuma. Mettiamo qua. Ho ancora questa trappola, posso mettere un altro di questi. Ok. Un po' di carne, un po' di roba. Sono messo malissimo a cibo, il punto è che non ho idea per quanto dovrò stare in questo cazzo di buco. Bene. Murder. Ok, cacciamola qua. Ho ufficialmente finito la trappola. Potrei farne un'altra probabilmente. No, ci vogliono i twigs. Nope. Fuck. Cioè, la cosa più sfigata in assoluto, che era anche l'ultima durabilità del martello. Veramente, non ho parole. Guardate quanto sono vicini. Guardateli. Non riesco a prenderli. Oh, gli hound, vi sento. Vi prego, venite ad attaccarmi. Venite, hound, per favore. Vi scongiuro. Sono completamente disarmato, tranquilli. Per te, in questa partita ho preso pochissimi danni in totale. Ho sempre piena vita, praticamente. Vai, hound, come on. So che volete venire qua. Guarda che bella base che ho. Sono un po' troppo grande. Eccoli lì. Mi sento. Venite a distruggermi il muro, vi prego. Salvatemi. Dai. Volete ora aspettare un'altra notte prima che arrivi? Cos'è questo? Ah, la Heatstone. Ma sì, facciamola. Un po' arriva l'inverno. Io sono qua a non far niente. Cibo. Ok, abbiamo tutto quello che ci serve più o meno. Solo uccidere qualche bifalo. Come on. Come on. Metto giù questa e mi smetti di seguirmi. Benvenuto giorno. Bene. Ragazzi, intanto che sono intrappolato. Vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio, dove speriamo arrivino gli hounds a liberarmi, perché altrimenti sono completamente fottuto. Eccoli qua. Sì. Ragazzi, grande episodio. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.